Ottava corsa, premio Rich Welcome, una prova per 4 anni, non vincitori di 24.000 euro in carriera, distanza è quella del doppio chilometro allungato, vedete che non si darà luogo alla partenza, c'è qualcosa da rivedere. E cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Autostart che torna indietro con i protagonisti che ovviamente vanno a riprendere posizione. Dicevamo che il campo partenti vede al numero 1 Corinne Zs con Daniele Cuglini, al 2 Cometa Fass con Romeo Gallucci, al 3 Sigles Go con William Barner Martellini in luogo di Roberto Dorici, al 4 Castaldino Romolo Ossani, al 5 Cannibal Giusy Savarese, al 6 Celi Egral Salvatore Borrino, al 7 Castor delle Selve Mario Manzone. Seconda fila per il numero 8 Christopher Mag, Gianpaolo Minnucci, il 9 Karim Antonio Greppi, il 10 Celsius Mabel FM Lucio Becchetti, l'11 Casanova B Antonio Di Nardo. La macchina chiama nuovamente a raccolta i concorrenti. Prima fila che comincia a perfezionare il proprio allineamento. Anzi 100, si va allo stacco con all'esterno il tentativo di Cannibal, all'esterno di Castaldino c'è l'errore per Cannibal, Castaldino che va al lato di Cometa Fass e così si arriva con l'errore anche di Sigles Go, Castaldino che sopravanza o prova a farlo Cometa Fass e all'inizio della curva riesce a scendere alla corda. Leader Castaldino nei confronti con Cometa Fass, poi si fa vedere subito con il numero 11 Casanova B che trova però l'anticipo della stessa Cometa Fass che riva su Castaldino, i due lo sopravanzano, Casanova B che va lungo e cerca di sopravanzare Cometa Fass e vi riesce al termine di una frazione comunque abbastanza sollecita e leader quindi Casanova B. Arriva Celsius Mabel FM che va al lato di Casanova B e a sua volta cerca di sopravanzarlo per assumere il comando delle operazioni. Una volta esaurita la curva, 800 metri sono andati via in 59,8 dopo 100 iniziali. Passa Celsius Mabel FM, scende la corda nei confronti di Casanova B e poi ancora Cometa Fass quando si arriva al chilometro che il leader ora in rallentamento percorre nell'ordine l'1.16.3. Torna davanti adesso Casanova B che va a rilevare Celsius Mabel FM, quindi è di nuovo leader a 850 dal traguardo, Celsius Mabel in schiena, poi per linee esterne si induzia Karim con il numero 9 che va su Casanova B per impegnarlo quando mancano i 600 conclusivi e 400 al palo, ma dritto opposta sono andati via in 31,9. Accelerazione con Casanova che replica Karim, Celsius Mabel che è lì, poi Cometa Fass e ancora Castor delle Selve, questi all'imbocco della piegata conclusiva con Casanova B ancora leader nei confronti di Karim, Celsius Mabel all'ingresso addirittura d'arrivo, Casanova B che cerca di vincolarsi da Karim, poi Celsius Mabel, quindi gli altri che per il momento non progrediscono anche se prova a farlo ora Cometa Fass, ma intanto Karim di dentro
Casanova B che si allarga un po', Casanova B che però pur allargandosi si mantiene in evidenza, Casanova B che viene a concludere su Karim e Celsius Mabel FM. 2.32 e mezzo sul cronometro in una corsa comunque movimentata, 44.3 a chiudere, alla fine la spunta Casanova B con Antonio Di Nardo che fa valere probabilmente una qualità di base superiore e nel finale viene comunque a conquistare il successo nelle mani di Antonio Di Nardo, il training di Gennaro Casillo, i colori della Giga Farm Casanova B che porta a casa questo premio Ritual Cam, l'11 al primo posto, il 9 di Karim al secondo, il 10 di Celsius Mabel FM al terzo, 1 e 16 un filo scarsi, la media al chilometro per il vincitore.